Inizia il Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come è scritto nel profeta Isaia, ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Vi fu Giovanni che battezzava nel deserto e proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme, e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di pelle di cammello, con la cintura di pelle attorno ai fianchi, mangiava cavallette e miele selvatico e proclamava: «Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco». Come si chiamavano i genitori di Giovanni? Gioacchino e Danna, genitori della Madonna. Di Giovanni Battista? Elisabetta e Zaccaria. Ah, adesso cominciamo, dai, adesso. Giovanni è una figura di secondo ordine nella storia della salvezza, o è importante anche oggi per noi? E perché? Perché ci apre le strade, no? Gesù ha detto che prima di nati io non lo metto. Gesù, apprendersi, Giovanni Battista era cugino di Gesù Cristo, cugino non so se era seconda, ma era cugino. Gesù lo stima tanto che dice di lui che non è mai nato da donna uno più grande di Giovanni Battista. Fino a quel momento, ovviamente a livello spirituale, perché il re dell'impero romano era il più grande uomo della terra, ma spiritualmente era zero. Sotto zero e di molto. Dal punto di vista spirituale, mai un uomo grande come Giovanni Battista, che significa più di Isaia, Geremia, gli altri profeti, più del re Davide, più del saggio Salomone, eccetera. Perché è così importante? Allora e oggi. Questo non lo sa nessuno. Si leggono le letture, nessuno capisce questo. Lui è stato, lui non ha fatto il battesimo sacramento, non esisteva a quei tempi. Il battesimo sacramento è venuto dopo la Pentecoste, quindi circa 33 anni dopo. Giovanni Battista ha ricevuto lo Spirito Santo dentro il grembo della madre, non era ancora nella luce del mondo, quando la Madonna andò a trovare la cugina Elisabetta, l'ha salutata e lui ha fatto quello sgambettio forte che la mamma ha sentito, e lo Spirito di Dio è sceso di lui fin da quel momento. Una cosa potente. Bene. Si può arrivare a Gesù Cristo senza Giovanni Battista? Perché? Si può arrivare a Gesù Cristo senza Giovanni Battista? Giovanni Battista ha battezzato Gesù Cristo, e lo Spirito Santo se fosse su Gesù Cristo va bene, ma con noi cosa c'entra? Lia, tu sei catechista, quale missione ha affidato Dio a Giovanni il Battista? Eh? Che significa essere precursore?
Per questo quindi poco prima che Gesù Cristo cominciasse la sua missione, lui... lui esercitava la sua missione poco prima che Gesù Cristo esercitasse la sua, è precursore. Beh, non poteva arrivare direttamente senza di lui? Perché ci deve essere lui prima? Non lo sa nessuno. Noi siamo cristiani, nessuno sa queste cose. Quando poi uno deve lavorare per salvare un'altra anima, sbaglia, perché non sa che deve fare, perché non conosce queste cose. E così avviene. Queste cose le ho ripetute tante volte. Il popolo Israele aspettava l'inviato di Dio da circa 1800 anni, da Abramo, vissuto 1800 anni prima di Cristo, attraverso tutti quei grandi personaggi storici della salvezza. Alla fine arriva Gesù Cristo, quindi 1800 anni di storia di salvezza, l'Antico Testamento, tutti serviti per preparare il popolo di Israele alla venuta di Gesù Cristo. Per quanto era grande, quanto era importante questa cosa. Se Dio ci ha messo 1800 anni per mandare il suo Salvatore nel mondo, doveva essere una cosa molto importante. Quando Gesù Cristo è arrivato nel mondo, è stato riconosciuto come il Salvatore? È stato rifiutato e ucciso sulla croce da quegli stessi che predicavano nelle sinagoghe, eccetera, eccetera, che dobbiamo aspettare il Salvatore, che Dio ci manderà. Quelli hanno deciso di far condannare a morte Gesù Cristo, e Dio attraverso questo rifiuto ha salvato il mondo, perché Gesù Cristo ha dato la sua vita per i peccatori. Stiamo arrivando. Stiamo arrivando per dire che non era facile per il popolo di Israele riconoscere Gesù Cristo. Quando lui è arrivato, qualcuno, pochi, lo hanno riconosciuto, la massa con tutti i capi religiosi, tranne poche eccezioni, vedi Giuseppe d'Arimatea, lo hanno rifiutato. Quindi neanche 1800 anni di storia di salvezza sono bastati. Hanno mal interpretato la Bibbia, mal interpretato l'azione di Dio, mal interpretato il suo progetto per noi. Noi oggi rischiamo di fare altrettanto. Guardate, diciamo, le persone, pochi giorni fa, nel telegiornale c'era un deputato del Partito Democratico che diceva che sì, il nostro governo ha fatto delle grandi innovazioni, quando ci siamo noi abbiamo fatto le unioni civili, matrimoni gay, abbiamo fatto, come si chiama, l'ultima adesso è questa che è praticamente eutanasia, al divorzio breve, un mese e via. Ecco, noi abbiamo fatto grandi passi avanti nella civiltà, nei diritti civili. Adesso vogliono fare quello, così proprio consegniamo l'Italia in mano ai musulmani, diretta, diretta, ci vogliono provare. Vabbè, allora, questo per dire, chi ha detto così, è il partito che pensa così, quelli sono convinti che hanno fatto del bene facendo queste cose. Sono convinti che hanno fatto del bene. Chi ha messo in croce Gesù Cristo era convinto di fare del bene. Era bene per il popolo che morisse in croce di Gesù Cristo, così siamo tutti quanti salvi. Ma di che salvezza parlavano? Ricordate qual era il ragionamento del Sinedrio e del sommo sacerdote Caifa? Diceva, ma a questo tale tutti gli vanno dietro. Ma questo è un falso profeta, perché non c'è la nostra cultura, non c'è i nostri studi, questo è un profetuculo della periferia, della Galilea, noi siamo qui della Giudea che è più importante. E dice, allora, se questo il gira da matto si mette a capo del popolo e fa fare un'insurrezione armata contro i romani, quelli hanno un esercito invincibile,
viene giù l'imperatore e ci ammazza tutti quanti. Ci fa morire pure a noi del Sinedrio, che non c'eravamo niente, che sappiamo contro di lui. Allora, che facciamo? Nessuno riusciva a sapere cosa fare per bloccare Gesù Cristo. Si alza il sommo sacerdote, il Papa dell'Antico Testamento, quello che doveva capirne più di tutti delle cose di Dio, e dice, voi non capite niente. Detto oggi, siete tutti stupidi, come dice. Voi non capite che è meglio che muore uno solo piuttosto che perisca un popolo intero. Quindi lui, che sapeva bene il comandamento di Dio non uccidere o non dire falsa testimonianza, ha ordinato che fosse fatta falsa testimonianza, che fosse ucciso Gesù Cristo, con il fatto di salvare un popolo intero, il popolo di Israele, da questa invasione dei Romani. Se sta gente, sommo sacerdote e Sinedrio, si fosse preso la briga di andare ad ascoltare una predica di Gesù Cristo invece di fare le cose a distanza, avrebbe sentito Gesù che diceva: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi fanno del male, benedite i vostri persecutori, benedite chi vi maledice, pregate per i vostri persecutori. Quindi lui non avrebbe mai fatto nessuna guerra contro i Romani e avrebbe invece fondato un regno non territorio di autorità, ma un regno spirituale, il regno dell'amore. Questo non lo capirono. Si sono sbagliati, hanno fatto uccidere Gesù Cristo per nulla. Hanno male inteso, pur avendo vesti ecclesiastiche, pur essendo i capi, hanno male inteso Dio e il suo progetto di salvezza. Cosa che tutti noi rischiamo di fare. Chi è che riesce a capire bene qual è il progetto di Dio? Per capirlo bene bisogna essere disposti ad essere stravolti nelle nostre modalità di pensare per capire quello che Dio veramente vuole. Qual è il suo progetto di salvezza? Guardate, come ti insicuro, quando abbiamo fondato la parrocchia, sempre dico queste cose qua, che mica posso dirne altre. Allora, qualcuno si è entusiasmato perché ha visto delle cose che nel cristianesimo, diciamo di rito, non si facevano. Le preghiere spontanee, guarigioni, le liberazioni, pellegrinaggi. Hanno preferito. Allora, alcuni sono subito andati nella parrocchia, nelle cose tradizionali, e facendo quelle, basta, si sente a posto perché vado a messa domenica, confesso qualche volta, faccio un euro di carità ogni tanto, apposta. Nessuno ha permesso, tranne poche persone, che Dio sconvolgesse in positivo il modo tradizionale di vivere il cristianesimo. Qualcuno che ci ha provato ed è rimasto, quando gli è arrivato, nomi e fatti non li posso dire, quando si è trattato di cominciare a pagare di tasca propria, fare avanti i passi per il Signore, ha detto ciao, e ne è dato nemico, esplicito, che non gli piaceva queste cose qua. Gesù era per il Sinedrio un nemico esplicito, perché non era attaccato al denaro, perché non capitalizzava nulla, perché diceva di dare ai poveri. Oh, e cosa ci fai diventare tutti quanti poveri, se dobbiamo dare ai poveri? Il ricco non dà nulla, se no come fa a essere ricco? Se desse i suoi beni ai poveri. Si è fatto dei nemici così Gesù Cristo, col suo apostolato. Allora, siccome era così sconvolgente, Dio, l'ultima proprio cosa, la più forte che ha fatto per riuscire a far accettare Gesù Cristo al suo popolo, e vi ho detto che in maniera ufficiale non ce l'ha fatta a farlo accettare, soltanto alcuni hanno accettato, ha mandato Giovanni Battista, quale Giovanni Battista aveva un compito, quello di preparare con la sua missione la missione di Gesù Cristo. Gesù come missione aveva di guarire tutti i malati? Guariva tutti i malati, ma non era quello lo scopo della sua missione. Era anche quello, ma non era proprio quello. Gesù Cristo aveva come scopo della sua missione di liberare tutti i posseduti dello spirito del male, perché fossero tutti liberi, una volta liberati tutti quanti, a posto?
Qual era lo scopo della missione di Gesù Cristo? Cosa voleva realizzare Gesù con la sua passione, morte e resurrezione? Agnello di Dio, venuto a togliere i peccati del mondo. Quello è lo scopo, l'obiettivo. Togliere i peccati significa che uno invece di peccare fa cose buone. Che significa? Se uno è adultero, perché mette le corna a coniuge, togliere i peccati significa che invece di essere adultero diventa fedele, comincia ad amare il coniuge. Se uno è avaro e ruba e freca il prossimo per fare i quattrini, è il peccato per l'avarizia, togliere i peccati di quella persona lì significa che l'avaro diventi generoso, un donatore, uno che fa la carità con i soldi. E invece di fregare il prossimo, aiuta il prossimo, aiuta i poveri. Se uno è malato di... i politici, tutti quelli che vogliono fare la scaletta, andare in alto, di essere un pezzo rosso in questo mondo, questa si chiama superbia. Perché, guardate, normalmente l'esperienza insegna che se qualcuno ci tiene tanto ad andare in alto, quello proprio non lo si deve mandare in alto. Perché le persone ambiziose vogliono comandare, le persone superbe, e sono i meno adatti a comandare il popolo. Le persone adatte sono le persone umili, le quali però, siccome capiscono cosa significa star lì, quanto bisogna soffrire per avere quel posto, che non ci sono applausi, ma croci su croci, non ci vogliono andare. Bisogna sempre spingerli, ma dai, fai questo, perché occupi un posto e lo vivono bene. Allora, se uno è un politico, un pezzo grosso, un grande industriale, col peccato della superbia, che significa togliere quel peccato? E quella persona diventi umile e si metta, non prenda gli altri a suo servizio, si metta lui a servizio degli altri. Questo è da fare Gesù Cristo. Stiamo arrivando. Oggi, se andiamo a dire a un ricco, guarda, ti do una grande occasione, fai una grande carità per questo povero, ti salvi l'anima. Il ricco che mi dice, meglio che non dirlo, mi dice, mi caccia via, perché dice, io ho di meno, non li do a chi non se li merita, è povero, vado a lavorare, ma il lavoro non c'è, come fa a cambiare questo? Non gliene frega niente, non lo vuole sapere, non vuole vedere, non vuole sentire. Il messaggio di Gesù Cristo è duro da accettare perché va a cozzare contro i peccati. Se uno gli piace le donne, una donna è ninfoma, gli piace gli uomini, vagli a dire quanto è bella la purezza o la verginità, gli si schioppa di risate. Se sei uno scemo, sei uno stupido, tu non sai che ti perdi il piacere del corpo. Quello che ne sa che questo di piacere col peccato è di origine diabolica e che il corpo è quello che non fida tanto perché ci prova piacere, da pochi anni, oppure ancora prima attraverso la malattia, diventa fonte di sofferenza. Non godi più niente, soffri e basta. E che fai? Poi ti spari? Perché tu vivi di piaceri? Il piacere fisico è un inganno. Allora vai a dire tu a quello che vive nel piacere fisico di vivere nella purezza, che c'è un altro piacere più grande di quello del corpo, che è quello interiore, ti si mette a ridere, ne frega niente, vuole tenersi quello, non lo toglie, non lo cambia con niente. Ecco perché l'annuncio del Vangelo, portare Cristo oggi, come quando faceva Gesù Cristo, faceva il mestiere più difficile che esista. Un malato, perché lo guariva, lo poteva accettare. Un posseduto, perché diceva la liberazione, lo accettava. Ma un peccatore non accettava Gesù Cristo. Lo
accettava soltanto se stava già sperimentando, come Matteo, l'inferno sulla terra per causa della sua idolatria del Dio quattrino, che non ne poteva più, tanto da quando che viene Gesù Cristo e dice: vieni e seguimi, tu lascio via tutto, quattrini, carriera, e va dietro a Cristo Gesù. Bene, allora Giovanni Battista che compito aveva allora e che compito ha oggi, per cui sempre, anche oggi, si annuncia Giovanni Battista e la sua missione? Scusa, tu sta Simone, comincia a far caldo qua, bisogna spegnere un attimo. Allora, che doveva fare Giovanni Battista? Perché qualche persona in più accogliesse il messaggio di Gesù Cristo, perché questo grande scontro ci sarebbe stato, già fosse avviato nel senso della vittoria, che faceva Giovanni Battista? Doveva dire alla gente: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Lui predicava, dicono le scritture, un battesimo di conversione in vista del perdono dei peccati. Abbiamo ascoltato oggi che la gente andava da Giovanni, lo ascoltava e alla fine si facevano battesimi, si divenne nel Giordano, Giovanni li ficcava tutto sotto l'acqua, e quello che faceva però... si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati. La confessione, a quei tempi non c'era i confessionali, così ti va dentro, chiude la porta, che nessuno deve sentire. Confessare i peccati significava che Giovanni ti metteva sotto, uscivi fuori, perdonami Signore perché sono adultero, dammi la fedeltà verso mia moglie. Così a voce alta e di fronte a tutti, tanto tutti c'erano i peccati, che la gente le dicesse, non c'era niente di straordinario, ma comune mezzo gaudio, erano tutti peccatori, perché oggi non è così, solo che tutto imboscato, silenzioso, ma è così. Possiamo ingannare le persone, però Dio non lo possiamo ingannare. Dio li sa tutti i nostri peccati fino all'ultimo, è più nascosto. Allora, quando una persona riconosceva i suoi peccati, era già salvato, cioè era già convertito, non adulterava più, diventava bravo, faceva la carità, eccetera, eccetera. Se avesse non più commesso peccati, Gesù Cristo non serviva più, era già salvo. Si era convertito, si era salvato. Lui... la persona battezzata da Giovanni Battista riconosceva i propri peccati, ma non era ancora capace di venirne fuori. Allora, per fare l'esempio chiaro, lucido e illuminante, qui in parrocchia abbiamo fatto alcuni anni fa un corso per operatori Caritas, e tra le altre persone venute a tenere il corso è venuta una dottoressa che ha fatto il corso sull'alcolismo. Ha spiegato tante cose meravigliose, qualcuno si è salvato dall'alcolismo in seguito a questo incontro, e dice così che finché l'alcolista dice: vabbè, io bevo 3 litri di vino al giorno, 5 litri di vino al giorno, ma tanto smetto quando voglio, sono io che bevo e io decido di smettere. Finché dice così è sicuro che rimane alcolista a vita e mora di cirrosi epatica. Quando comincia a capire che un qualche cosa di più grande e di tremendo gli sta addosso, che se lui, anche se non vuole bere, quella cosa oscura ti fa bere lo stesso, cioè che sei diventato schiavo dell'alcol, schiavo contro la tua volontà, sopra la tua volontà, quello è il primo giorno della salvezza dell'alcolista. Il primo giorno che smette di bere, capito? Perché l'alcolista
non vive più nella menzogna, smetto quando voglio. Non smette mai chi smette quando vuole, perché non vuole mai smettere. E se vuole smettere, l'alcolismo lo fa continuare a bere, anche se vuole smettere. Ricordo i primi anni quando mi sbattevo contro queste cose. Io pensavo, beh, l'alcolista beve, lo facciamo disintossicare, tanto l'alcol fa un genere di astinenza, come l'eroina. Per 3 giorni la persona soffre tremendamente quando smette di bere, i nervi gli ballano. Io mi ricordo, visi alla clinica San Giuseppe, ora di pranzo, dove si faceva disintossicazione per gli alcolisti, uno che aveva preso il bicchiere d'acqua e faceva così, per azzeccarci la bocca, come dovette tribolare. Gli ballavano i nervi, era in crisi di alcol, crisi di astinenza da alcol. Dura 3 giorni e poi così. Questo nel caso dell'alcolismo, diciamolo, medio. Quando c'è l'alcolismo più grave, la persona che sta sotto questo alcolismo da superalcolici ha il delirium tremens, cioè gli parte il cervello, comincia a vedere immagini, suoni, mostri, urla, delle cose che non esistono, però il cervello, causa la mancanza dell'alcol con il quale aveva fatto ormai una assuefazione, parte in questo modo. Si chiama delirium tremens, qui abbiamo dottoressa, è vero così quello che dico? Magari esperienza ancora meglio. Parte così il cervello ed è bruttissima questa esperienza. Trema di terrore colui che ha il delirium tremens. Allora non è facile uscire fuori dall'alcol quando uno c'è caduto dentro. Non è facile. Quindi per uscire fuori dall'alcol c'è tutto un cammino da fare. Nel migliore dei casi, quando l'alcolismo è più trattabile, con i gruppi di aiuto che si radunano 2 o 3 volte a settimana, e così via. Quando è più grave, ci vuole la comunità terapeutica. Io che i primi tempi non sapevo queste cose, mi ricordo, pensavo, quando l'alcolista supera la crisi di astinenza, fisica o mentale che sia, non soffre più a non bere alcol, allora sta a posto. Lui già voleva smettere prima, l'astinenza non ce l'ha più perché l'ha superata, è salvato. Allora lo sforzo iniziale è quello di riuscire a convincere l'alcolista di andare a disintossicarsi alla clinica, normalmente un centro di psichiatria, perché altre cliniche non ci stanno, che accettano queste persone, e farlo disintossicare dall'alcol. Sapete cosa succedeva? La mattina usciva bello disintossicato, rifiorito, lo sguardo diverso, il cervello ragionava bene. La sera ubriaco fradicio, peggio di prima che entrasse nella clinica. Perché era, con la disintossicazione, libero nel corpo dall'assistenza d'alcol, ma non lo era né qui e qui ancora di meno. Non esiste una facile vittoria contro qualsiasi tipo di dipendenza, manco la ludopatia, giocarsi i soldi con le macchinette. Sembra una fesseria, ma smetti e basta. Quei soldi che giochi con le macchinette ci mangi, ci cambi la tua famiglia, ci fai l'avvenire per... Ma che quando uno schiava della ludopatia si mangia tutto, il suo, quello degli altri, quello degli amici, i prestiti in banca, tutto. E solo il fatto che non c'è più soldi ti impedisce di giocare ancora, perché se ne trovassi ancora lo faresti ancora. E il ludopatico non ce la fa a smettere di fare quello che fa, anche se sa alla perfezione che sta sbagliando. Capite? Nessuno può condannare facilmente chi sta schiavo di un vizio. La schiavitù di un vizio ha sempre un nemico oscuro che strigia di nascosto e non si fa vedere mai, che è lo spirito del male, che è una vera e propria possessione diabolica, ma molto più raffinata che quella delle persone che cascano per terra e cominciano a urlare, manifestando che il proprio corpo ce l'ha in mano qualcun altro. È molto più brutta, molto più subdola, molto più elevata e molto più difficile da togliere. Le battaglie contro i vizi
quando c'è l'impegno e la volontà di uscirne fuori, della persona e di chi vive intorno, quando va bene 3 anni ci vogliono per chi uno esca fuori, quando va bene. È troppo? Vi dico che è così, per esperienza. Allora, Giovanni Battista doveva far fare alla gente quello che deve fare l'alcolista per smettere di bere, riconoscere di essere schiavo dell'alcol. Nel caso della gente, riconoscere di essere schiavo dei peccati o del diavolo, che è dei peccati del padrone. Questo è il punto di partenza. Senza questo non c'è niente altro. Da Giovanni Battista si andarono a farsi battezzare di tutto il popolo, molti farisei, ma tanti no. Quando predicava Gesù Cristo e diceva che lui era salvato dal mondo, l'agnello di Dio, è stato il peccato del mondo e faceva queste cose, predicava, i fratelli dicevano, ma a noi che ci serve? Noi siamo santi. Erano già a posto loro. I farisei erano chiamati dalla gente, dal popolino, proprio così, i santi. Quelli che erano così zelanti a mettere in pratica la legge dell'Antico Testamento con tutte le norme e prescrizioni che nessuno poteva farlo, per quante cose, non vi dico come erano, ma immaginate il giorno festivo, oggi è domenica, uno sapesse che io posso fare 1000 passi, 1000 passi sono consentiti, 1001 è un peccato, allora tu la domenica mattina ti alzi, vai in camera, 1, 2, 3... arriva a mezzogiorno 416, 417, 417, arriva la sera 819, 820, e quando se vai fuori, che dopo ti fuori la macchina, devi fare 200 metri a piedi, sono finito, faccio un peccato perché supero il numero di passi consentiti del giorno festivo, infrango la legge del riposo del Signore. Ma chi può vivere un rapporto con Dio così legalista? Basato sulle norme, questa è la religione islamica. Fatevi dire dagli islamici quante norme ci hanno loro nell'arco di tutta la giornata. È una schiavitù di leggi, di regole, di comportamenti obbligatori. Allora Gesù Cristo predicava, i peccati del mondo, dice: ma noi siamo santi, che ci serve che tu predica ai delinquenti? Che diceva il fariseo andato a pregare nel tempio? Ah Signore, io ti ringrazio perché mica sono come gli altri uomini, gli altri sono adulteri, ladri, ingiusti, io invece sono santo, faccio le mie cose fatte bene, la preghiera, faccio un po' carità, digiuno di settimana, grazie Signore quanto sono santo. Non sono mica come quel peccatore laggiù, che diceva: Signore, abbi pietà di me. Dio gradisce però la preghiera del peccatore che chiedeva perdono, perché si riconosceva peccatore, e non gradire la preghiera del fariseo, perché è una preghiera di orgoglio, di vanto, di superbia. Che significa? Il fariseo andò all'inferno, pur credendosi di un santo. E quando aveva fatto veramente i peccati, siccome li aveva riconosciuti, si poté salvare. Capite la differenza? Allora, diventare da egoista ad altruista, diventare da persona avara di quattrini a uno che fa la carità e pensa ai poveri, diventare da uno che vuole essere in grande, superbo, il primo, come fece Charles de Foucault, che voleva fare la carriera militare e diventare generale, andare nel deserto ad essere l'ultimo di questo mondo che la gente manco sa più che tu esisti. L'ultimo, l'umiltà. Ma che è facile? Ma chi lo fa questo? Amare le persone brave lo facciamo tutti. Amare i peccatori. Amare chi ti fa soffrire. Ma chi lo fa? Il cristianesimo dice che il matrimonio è infrangibile per questo motivo,
perché se anche il coniuge ti fa soffrire, quello è il coniuge, punto e basta. Lo ami anche quando ti è nemico. Il mondo dice, ti fa soffrire? Divorzia. Ci vuole troppo tempo, troppi soldi? Divorzio breve. C'è il rischio che comunque ci sono troppi soldi? Convivenza. Manco ci si sposa, così non si rischia dopo di dover divorziare. Questo è il modo di pensare del mondo. Il perfetto contrario è il cristianesimo. Ma chi la pensa come la pensa il mondo, pensa che c'ha ragione lui, che è quello il modo giusto di fare. Cristo mette avanti una cosa che sembra apparentemente la morte. Sì, io devo convivere una vita con uno che mi fa questo, questo e questo. Ma io voglio vivere, non voglio soffrire. Allora mi rifaccio una vita, sperando che con quell'altro è meglio, ma spesso capita pure peggio. Dice, questo è un inganno diabolico, perché Cristo non si trova nello scaricarsi la croce, ma nel portarla. È lui che ti dà la forza di avere un amore così grande che alla fine il peccato del coniuge, la robetta, perché l'amore di Cristo è infinitamente grande, non ti pesa più. Perché Gesù Cristo, venite a me voi tutti, disse, che siete affaticati e oppressi e io vi darò in me troverete ristoro. Prendete il mio gioco sopra di voi, la croce, perché il mio gioco è leggero, è soave. Perché quando uno ha l'amore di Cristo, San Francesco le chiese le stimmate, le chiese lui. Mica perché era pazzo per la sofferenza, era come si dice autolesionista. Lui ha scoperto che se si soffre si ama di più. Signore, dammi nel mio corpo i segni della tua sofferenza, ma nella mia anima l'amore con cui tu amavi mentre soffrivi così. San Francesco, elevato nell'amore. Allora questo dell'altà, la conversione. La conversione comincia il momento che riconosciamo di essere peccatori. Prima della conversione, tra i coniugi cosa si fa? Tu hai fatto questo, tu non mi vuoi bene, tu non mi ascolti, tu non mi rispetti. Si punta il dito contro. Si accusa. Chi fa questo, chi vive di questo, non si rende conto, ma si sta facendo incarnare il diavolo in sé. Perché la parola ebraica con cui fu definito il diavolo, Satan, in italiano significa l'accusatore. Il mestiere del diavolo, tu! Vedere sempre il male anche dove c'è il bene. Tu. Giobbe, oh che bel figlio che ho, fedeli a me. Diavolo, sì, togliti i quattrini, togliti le ricchezze, poi vedi come ti benedice. Vabbè, togliti, vediamo come si comporta. In un giorno solo Giobbe diventa un pezzente, da ricco com'era. E che disse? Beh, io quando sono uscito fuori dal grembo di mia madre ero nudo, cioè non avevo niente, ero povero. Nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo ci ritorno, sia benedetto il nome del Signore. E rimase fedele a Dio. E il diavolo, scornato, perché non ce l'aveva fatta a farlo ribellare a Dio, neanche togliendogli tutti i suoi beni. Poi ci provo con la salute e poi la storia continua. Però per dire così, lui, il diavolo, non è capace di riconoscere una persona qualche cosa di buono. Per cui sempre regge il male del bene. E non è capace di far altro. Ma capite perché la croce, quanto è illuminante questa cosa? Il diavolo perché provò a tentare Gesù Cristo facendolo morire in croce? Perché lui pensava, ma chi è fedele a Dio quando soffre al culmine della sofferenza?
Chi è fedele a Dio, scusate, chi è fedele all'amore del prossimo quando questo ti ammazza e gode del vedersi crepare? Lo ameresti una persona che in faccia gode che tu stai crepando? Allora lui pensava, sulla croce lo frego. Lui, almeno in quel momento, bestemmerà Dio che dopo una vita di essere stato fedele lo fa finire in quel modo? Ce l'avrà, maledirà il prossimo perché, nonostante tanto bene fatto, la ricompensa per il bene fatto è essere stato condannato a morte sulla croce. Dirà, voglio giustizia, voglio vendetta. Manderà qualche accidente a qualcuno. Questa è la speranza del diavolo quando mise Gesù Cristo in croce. Quando Gesù sulla croce disse, Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. Quando disse, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Questa è la rotta d'ossi più tremenda che poteva ricevere il diavolo da un essere umano di questo mondo. Capite perché? Il diavolo ci provò con la Madonna quando lei stava sotto la croce e vedeva il figlio suo morire con tutte le gocce di sangue che cascavano. Accidenti se non ci provò. Dice Maria Valtorta che stava per impazzire la Madonna per il dolore, perché era molto più sensibile di noi. Quando racconta la Madonna sotto la croce, questa, lei dice, quando Gesù Cristo disse ho sete, lei gridò a padre e disse, padre mio, ridammi il latte delle mammelle per dare da bere a mio figlio. Questo come ha fatto la Madonna. Eppure non c'era questa cosa, questa possibilità. Allora, il diavolo, la serpe che striscia, che ti viene dentro e ti dice, ma guarda, eccolo, tu credi in Dio, dice che Dio è amore, guarda come ha fatto morire tuo figlio. Ma lui non si meritava questa morte così, doveva essere riconosciuto, e invece Dio non l'ha protetto, l'ha lasciato in mano ai delinquenti. Dove sta che Dio è amore? Non è vero. Qui quello che comanda è soltanto la morte e la cattiveria. Comando io. Tu devi credere a me, non a Dio. Queste cose così, e 100.000 altre cose ancora peggio di queste, giravano nell'anima della Madonna, strisciavano nell'anima della Madonna come tentazione. Ma lei non ci cascò. Quello era il progetto di Dio, quello si accettava fino in fondo, non disse neanche la parola classica nella quale tutti quanti caschiamo quando una cosa non la capiamo, diciamo perché hai fatto questo? Perché hai fatto morire una persona giovane e fai continuare quel delinquente di vecchiaccio che non crepa mai e continua a far soffrire le persone? Quello devi fare morire, così stiamo meglio, e quello dovevi farlo invece un bravo giovane, dovevi farlo vivere ancora di più. Questo diciamo a Dio noi, perché ragioniamo con la nostra testa, non con la sua. Allora Maria, che non si è ribellata, che ha detto di sì, e poi questa cosa qui, la Madonna non dubitava delle parole del suo figlio. Quando Gesù disse, il figlio dell'uomo deve essere condannato in mano agli anziani, ai scribi, perché dovrà soffrire molto, ma il terzo giorno risusciterò. Lei, dentro di sé, guardate, questa è la cosa che devono credere i malati, per la guarigione fisica. Con gli occhi vedi il male che ti si mangia, vedi che le gambe ti si possono muovere, ma con la fede, la Madonna vedeva con gli occhi Gesù Cristo morire sotto i suoi occhi e da lì a poco un cadavere freddo spiccato dalla croce. Ma con la fede non poteva vedere un cadavere. Il terzo giorno risusciterò. Lei dentro se stessa è rimasta aggrappata alla parola di Gesù Cristo, per quello non è impazzita di dolore, perché sapeva che avrebbe riabbracciato Gesù Cristo risorto.
Se uno perde la fede nel momento in cui è il momento che ci serve, che fai? Crolli, impazzisci, la dai vinta al diavolo. La Madonna è rimasta in piedi perché viene a me Satana. Dio è amore, Dio è più forte della morte, il mio figlio risusciterà. Ha fatto l'esorcismo dentro se stessa, ha fatto lotta col diavolo dentro se stessa e ha vinto perché ha creduto nella risurrezione del suo figlio. Nessuno, compresi i suoi discepoli che tante volte avevano sentito Gesù Cristo dire questa cosa, nell'ora della prova rimase in piedi interiormente, nella fede, nell'attesa della risurrezione. Non speravano, quando Gesù Cristo morì sulla croce, non speravano più nulla. Ma perché la Maddalena stava attaccata a piangere là dove Gesù Cristo è stato crocifisso? Perché lei aveva smesso di fare la prostituta per Gesù, aveva smesso di vivere tozzeria per la purezza di Gesù Cristo, perché lui era l'unico uomo che non se l'era mangiata con gli occhi dal desiderio fisico, carnale di lei, l'aveva guardata come anima, l'aveva capita veramente e soffriva perché lei stava nell'inferno col peccato della prostituzione. In forza di quell'amore con il quale si sentì amata, lei cambiò vita. Chissà che battaglia tremenda ha sostenuto per poterla cambiare. Ma se il motivo per cui hai cambiato vita è morto, che fai? Ritorni a fare prostituta? Ritorni all'inferno? Lei era attaccata pure alle gocce di sangue che stavano per terra, cadute dalla croce di Gesù Cristo. Pure quelle lei ci teneva, non poteva tornare indietro, era attaccata a quelle. Le donne vanno a imbalsamare Cristo morto perché quel cadavere durasse il più lungo possibile, perché anche se era morto però il cadavere ci stava lì. Ma nessuna era rimasta in piedi interiormente col fatto che il terzo giorno io risusciterò, che avrebbero visto da lì a poco Gesù Cristo risorto, vincitore sul male, sulla morte. La Madonna ce la fece, rimase in piedi interiormente. Per questo è immacolata. Qui, più che nell'occasione della concezione, del concepimento, appare l'immacolatezza di Maria. Non so se si capisce il cammino della fede quanto è lungo, fino a dove dobbiamo arrivare a sperare noi, per noi stessi. Noi, tutti quanti fra pochi anni, speriamo tardi possibile, però dobbiamo incontrare la morte faccia a faccia. Gli dovremo ridere in faccia alla morte. Di tu non hai potere di fare nulla su di me. Tu ti puoi prendere il mio corpo, mi puoi pure fare soffrire. Tanto io vado dal Signore e Gesù Cristo mi risusciterà. Senza dubitare di questo. Quello che faceva rimanere a bocca aperta la gente che sugli spalti del Colosseo andava a divertirsi per vedere i cristiani sbranati dalle belve, noi ci stiamo arrivando a questo livello di divertimento. Fate caso che tutti gli sport, si dice entertainment, cioè l'intrattenimento, diventano sempre più violenti. Guardate il pallone, ormai calcia gli stinchi, i falli, i trucchi, le bugie, quello che fa finta di, per ingannare l'arbitro e fare riprendere, sono all'ordine del giorno, sono proprio volutamente fatti. Se un calciatore non dà il calcio sullo stinco all'attaccante che dribbla tutti, va da solo a fare gol, a costo di farti espellere, l'allenatore se lo mangia, ma come tu ci hai fatto fare gol e dagli un calcio nelle gambe. Povero lui, se non lo fa, parolacce, insulti, è sempre peggio. È il male che fa spettacolo, sempre peggio. Guardate nei film, esiste un film che ha come oggetto
qualcosa di positivo? Sono sempre storiacce, mafioso, il killer, il pazzo stupratore, quell'altro il serial killer, è il male che fa spettacolo, non è il bene. Don Benzi è morto da diversi anni, qualcuno ha fatto mai un film sull'apostolato di questo sacerdote che ha salvato tantissime anime, che ha messo un Mare Teresa di Calcutta in campo sacerdotale? E chi ne frega la gente? Ai produttori del film, chi lo guarda un film su Oreste Benzi? A chi gli interessa? Che gli italiani sono intanto atei? Non si fa. Questo è brutto. Allora, e chiudiamo qui, scusate, Giovanni Battista è venuto perché ognuno di noi sapesse riconoscere i propri peccati. Se io quest'anno riconosco i miei peccati, il Signore mi potrà cambiare e rivelarmi un petto di cielo nuovo e chiamarmi per cose più grandi, trovandomi fedele sulle cose nelle quali invece oggi zoppico e sono ribelle, Dio mi potrà donare un'altra dimensione di vita, di cristianesimo, di sacerdozio. Se invece vado bene come sono, sarà infinitamente noiosa l'esperienza che uno sta vivendo, perché è sempre quella, senza novità, senza apertura di vita, senza crescita. Quella bambina non può rimanere per tutta la vita così piccolina. Deve alzarsi di statura, deve diventare intelligente, deve studiare, eccetera, deve fare il catechismo, eccetera, eccetera, eccetera. Se qualcuno la bloccasse nella sua crescita, farebbe il suo danno. E se lei non volesse crescere, diventare donna adulta, che persona sarebbe? E andrebbe spinta perché questo qui succedesse. Allora così lo fa Dio con noi. Quindi, primo punto, per me e per tutti, Giovanni Battista, riconoscere di essere peccatori. Quando uno lo riconosce, allora arriva Gesù Cristo, che dai peccatori